Eccoci, siamo in diretta, cari amici del mio canale YouTube, un saluto a tutti voi. Sono passati circa 15 giorni, no, da quella che era stata l'ultima puntata di Ultimo Chilometro, no? L'ultima puntata almeno in radio, perché ecco, per 12 anni Ultimo Chilometro è andata in onda come programma radiofonico, poi come podcast, rigorosamente in diretta. E noi abbiamo deciso, no? Ho deciso anzi di mantenere un po' le care vecchie abitudini, però di trasportarci così su un mezzo che secondo me può dare ulteriore visibilità un po' a tutti i nostri ospiti, diciamo, che sono intervenuti nel corso di questi 12 anni e sto parlando chiaramente della piattaforma YouTube. Io chiaramente vi invito a iscrivervi al canale proprio perché iscrivendovi riceverete una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video, sia in diretta che video registrati, ovviamente, anche perché cercheremo poi piano piano col passare del tempo di affrontare anche ulteriori argomenti nuovi. Sono molto felice poi, tra l'altro, questa sera in questa prima puntata di questo format. Anzi, mi raccomando, commentate, interagite con noi perché avremo tanti argomenti di cui parlare. Mi fa piacere condividere questa prima diretta con Alessandro Malagesi di BikeLive.it. Ciao Alessandro! Ciao Carlo, ciao a te e a tutti i nostri telespettatori. Hai Ero visto? abituato a dire radioascoltatori, mi hai dato questa novità e ti ringrazio, insomma. Sì. Tanto salutiamo Mirko che già ci sta scrivendo. Mirko Neck, grazie Mirko, grazie per aver scelto di seguirci questa sera. Tra poco si collegherà anche Alessandro Ballan, che avremo in collegamento telefonico con noi. Intanto io ne approfitto anche della presenza di Alessandro anche per ricordare il suo ruolo, no, all'interno della Federazione Ciclistica Italiana, un ruolo importante che riguarda un argomento sempre molto dibattuto, no? Che è il ciclismo amatoriale e diciamo anche il cicloturismo in generale. E quindi a maggior ragione credo poi a Mirko, che è un cicloamatore incallito che ci sta seguendo, anche se non vive in Italia, comunque gli argomenti, no, che riguardano il mondo del ciclismo amatoriale sono sempre molto interessanti, soprattutto. Diciamo così, Alessandro, stiamo anche vivendo un po' una sorta di evoluzione ultimamente, no? Perché vanno sempre più di moda le cicloturistiche, insomma, sembra che stia arrivando un altro modo, no, di vivere il ciclismo amatoriale. Beh, forse il 2022 sarà un anno cruciale, Carlo, perché hai detto bene tu, è tutto un'evoluzione. La pandemia forse ha accelerato quello che è la fine, tra virgolette, dell'evento amatoriale inteso come il gran fondo in sé per sé. Rimaniamo in pochi, dico rimaniamo perché io come organizzatore continuo ad andare avanti con il mio evento. Già vedo che qualcuno ha deciso di non proseguire invece nell'organizzazione del proprio e andiamo avanti cercando di capire quale sarà la nuova dimensione del mondo amatoriale. Non è facile capirlo, i grandi eventi anche stanno sono in sofferenza. Il nuovo disciplinare sta mettendo praticamente anche a dura prova molti organizzatori. La sicurezza in primis è la cosa più importante per chi organizza e per chi partecipa ad un evento. Però anche alzare l'asticella della sicurezza aumenta i costi e i costi di un gran fondo cominciano ad essere veramente elevati. Noi andiamo avanti e vediamo un po'. Tra qualche istante, dicevo, ascolteremo anche e vedremo anche Alessandro Ballan, che so che è già pronto nel backstage. Ecco, anzi, ecco, tra qualche istante si ricollegherà di nuovo. Però Alessandro, intanto magari parlo con te un po' di come ci avviciniamo, no, a questa Milano-Sanremo. Sicuramente ci avviciniamo con due favoriti numero uno, mi verrebbe da dire, non lo so, almeno secondo me. Uno è il favorito numero uno di ogni corso, ovvero Tadej Pogačar. L'altro, Wout van Aert, che diciamo è stato autore veramente di una prova superlativa, soprattutto nell'ultima tappa
della Parigi-Nizza. Sarà un po' la Certo. Milano-Sanremo degli assenti, perché chiaramente, ecco, oggi abbiamo appreso ad esempio di Julian Alaphilippe, che non sarà al via della Milano-Sanremo perché ha la febbre, qualche altro corridore un po' acciaccato, non ci sarà neanche Vincenzo Nibali, è ritornato quest'oggi in gara alla Milano-Torino. Che corsa ti aspetti per sabato, Alessandro? Lo spettacolo, perché la Sanremo è semplicemente lo spettacolo, cioè è una gara imprevedibile come tutti gli anni, perché la realtà è questa. Pensando, hai fatto il nome di Pogačar, mi immagino una corsa dura già dai primi capi, da Capomele in avanti sarà una gara durissima, cercando di eliminare il più possibile gli antagonisti di Pogačar, e poi ci aspettiamo lo scatto di Taddei. Allora, ci hai raggiunti, Buonasera. ne sono molto felice. Alessandro Ballan, campione del mondo di Varese 2008. Ciao Alessandro e grazie. Ciao Carlo e buonasera a tutti e grazie di avermi coinvolto. Oh, grazie a Ciao te anche Alessandro, buonasera. perché sappiamo che sei molto impegnato, quindi a maggior ragione grazie davvero per la tua presenza. Alessandro, so che ti stai allenando, comunque tu continui ad allenarti tantissimo, no? E non solo nel ciclismo. Ma sì, molti pensano che stia cercando il rientro, ma non è assolutamente vero, no? Diciamo che mi piace essere in forma perché fra le tante attività che svolgo una è anche quella di accompagnare le persone appunto in queste nuove esperienze dove si pedala, le chiamano Bike Academy, ed è bello farsi vedere ancora in forma come quando ero professionista. Quindi questo è detto bene, faccio anche altre attività, infatti mi sto dando anche ad altri sport, in particolare al beach volley. Ultimamente mi diverto molto da 2 anni e mezzo, quasi 3, quindi sto percorrendo un corso per cercare di migliorarmi, perché lì non sono assolutamente un professionista. Piano piano, insomma. Alessandro, veniamo un po' alla Milano-Sanremo, insomma, noi siamo anche un po' curiosi di sapere un po' il tuo parere, no, sulla corsa di sabato, ma la prendo da lontano. Ecco, tu che rapporto avevi con la Milano-Sanremo? Ecco, come vivevi un po' la marcia di avvicinamento a questa gara? Ma diciamo che Milano-Sanremo per un italiano era per molti anni è stata l'apertura, la classica l'apertura, e adesso non lo è più perché molti guardano Strade Bianche, e quindi diciamo che per un italiano voleva dire tantissimo. E logicamente andavo lì sempre agguerrito per cercare di fare il meglio. Logicamente non era una gara adattissima alle mie caratteristiche, anche perché non sono mai stato un corridore veloce, quindi sapevo sempre che nel finale avrei trovato qualcuno più veloce di me. Cercavo di giocarmi le mie carte, ho provato nel 2007 di tirare via la fuga, di andare all'arrivo, diciamo, dal poggio. Non ci sono riuscito. Per molti anni sono arrivato lì perché ho portato a casa 3 piazzamenti nei primi 10 con anche un quarto posto, però ho sempre trovato qualcuno. Diciamo che la mia grande ambizione è sempre stata quella di arrivare con i più forti nel primo gruppo, negli ultimi 2 chilometri finali, e di cercare, diciamo, un po' l'attacco che poi ho fatto a Varese. Però diciamo che arrivavo sempre lì con poche gambe, e soprattutto trovavo sempre qualcuno che mi anticipava, magari il cancellara di turno, altri che ne avevano di più, e quindi io ero costretto a lottare dietro per il piazzamento. Con Alessandro Ballan scrive Mirko che ci scrive questo commento: ci siamo conosciuti in azienda MV Agusta e mi ha anche firmato il caschetto Vittoria con il logo del post Vittoria Mondiale. Qualche Quindi, anno ecco. fa, immagino. Quindi è passato un po' di tempo, però è sempre un bellissimo ricordo. Prima con Alessandro Malagesi di BikeLive.it parlavamo un po' tra di noi, Alessandro. E dicevamo, insomma, si parte per questa Milano-Sanremo, ci attendiamo tanto spettacolo, però direi che si parte con un favorito che forse è davvero sopra tutti gli altri, almeno sulla carta, che è Tadej Pogačar. Ma può essere davvero una corsa per lui la Milano-Sanremo, anche perché nel corso degli ultimi anni
abbiamo anche assistito ad alcune vittorie un po' inaspettate, ecco, sicuramente anche quella dell'anno scorso di Stuyven, grandissimo corridore, per carità, meritato la Milano Sanremo, però magari non era proprio un corridore pronosticabile di prima fascia. Ma io partirei dal fatto che la Milano Sanremo è proprio bella e caratteristica per questo, perché la può vincere un velocista, la può vincere un finisseur, quindi con un attacco in finale, la può vincere anche uno scalatore, l'ha dimostrato Nibali partendo dal Poggio. E quindi diciamo che apre la possibilità di vittoria a moltissimi corridori, è proprio questo che secondo me la rende spettacolare, e questo è anche dovuto per il percorso ma soprattutto per la lunghezza, perché quando arrivi a un chilometraggio attorno ai 300 chilometri è logico che sono pochi i corridori che riescono a fare la differenza. Per quanto riguarda Tadej Pogacar, ha dimostrato tantissimo, io credo sia veramente uno dei corridori più forti dell'ultimo secolo, e lui può fare di tutto, perché può, con la condizione che ha, può permettersi addirittura di attaccare dalla cipressa, e ricordiamo che nel ciclismo moderno nessuno è riuscito a fare la differenza dalla cipressa, quindi lui potrebbe essere veramente la persona che ribalta le carte in tavola e può cercare l'impresa un po' come ha fatto anche a Strade Bianche, d'altronde. Sì, anche alla Strada Bianca. Direi anche a Lombardia. Anche a Lombardia ci ha dato prova di avere, sì, i numeri. Sì, io stavo facendo riferimento a quest'anno, senza guardare il discorso, però logicamente stiamo davanti a uno dei corridori più forti, perché è molto giovane ancora, ha già vinto due Tour de France, Lombardia, e continua a vincere, questo il bello. E poi un'altra cosa che lo rende particolare, che va forte da inizio a fine stagione, quindi non è il classico corridore che prepara un obiettivo e poi non lo si vede più. Alessandro Malagesi, ecco, cedo anche a te la parola, ecco, per fare una domanda ad Alessandro Ballan, che è in collegamento con noi. Prima di tutto grazie per le emozioni di Varese, ero lì e quindi se diciamo che me la ricordo bene quella giornata, come te la ricordi sicuramente tu. E niente, mi viene di chiederti una cosa. Hai detto il tuo avvicinamento alla Sanremo era praticamente un po' diverso, perché logicamente puntavi più che altro a qualche piazzamento o a ben figurare. Secondo te, nel ciclismo attuale, conviene fare la Tirreno Adriatico per l'avvicinamento alla Sanremo o la Parigi-Nizza? Perché c'è sempre questa diatriba ormai da anni, però bisogna capire ultimamente come si sta evolvendo un pochino la scelta di avvicinamento alla Sanremo. Oggi abbiamo visto insomma la Milano-Torino fuori calendario, eravamo abituati ad ottobre a vederla prima del Lombardia, forse anche questo aiuta ad avvicinarsi di più ai corridori che sono stati qui in Italia. Ma sì, allora diciamo che c'è stata diversità fino all'anno scorso, perché non erano in contemporanea, cosa che invece da quest'anno praticamente sono partite una dal lunedì, l'altra dalla domenica, e sono durate praticamente tutta la settimana. Diciamo che la differenza era si avvicinava molto anche alle caratteristiche di un corridore, quindi quel corridore che magari voleva un po' più di recupero per arrivare alla Sanremo con la gamba meno stanca, magari andava a fare la Parigi-Nizza. Quello che invece non aveva voglia di fare una distanza a metà settimana, faceva fino all'anno scorso la Tirreno Adriatico. Invece da quest'anno diciamo che non c'è più questa grande diversità. Poi la scelta Tirreno Adriatico Parigi-Nizza è sempre stata anche in base al tempo, diciamo che in Italia abbiamo sempre avuto un clima un po' più clemente, e a volte in Francia, io mi ricordo, ho fatto una Parigi-Nizza, era praticamente, l'ho terminato col male agli occhi, perché continuava a nevicare e vedere tutto questo bianco ai lati della strada dava veramente fastidio a fine tappa. Quindi diciamo che la scelta era una cosa personale, una cosa basata anche sul percorso di uno, sul percorso dell'altra. Diciamo che metterle nelle stesse giornate di calendario eguaglia un po' tutti i corridori che parteciperanno al Sanremo sabato prossimo. Il fatto che oggi ci sia stata la Milano-Torino per molti corridori può essere quella distanza, quel ritmo in più in avvicinamento alla gara, magari terminando la gara senza sprecare più di tante energie, magari facendo solamente qualche prova fisica e magari allungando un po' più il chilometraggio o a inizio gara o a fine gara per andare a avvicinarsi a quello che sono i 300 km della Milano-Sanremo.
Certo, sicuramente. Alessandro, io ecco, ti chiedo anche a questo punto chi potrebbe provare ad essere l'antagonista numero uno di Pogacar, no? Perché alla Strade Bianche abbiamo visto tutti, insomma, alla Philippe doveva essere un po' il principale sfidante, invece ecco, c'è stata quella caduta, tra l'altro spettacolare da vedere, per fortuna non è successo nulla di grave a Julian, però obiettivamente i postumi della caduta si sono fatti sentire. Teoricamente mi verrebbe da dire che l'avversario numero uno potrebbe essere Wout van Aert, soprattutto dopo quello che ha fatto domenica alla Parigi-Nizza. Ecco, se Roglic ha vinto la Parigi-Nizza, direi che è tutto merito di van Aert. Ma allora sì, hai detto bene, uno dei nomi che io aspettavo era sicuramente Julien Alaphilippe, però visto che proprio oggi c'è stato il forfait da parte del francese per quanto riguarda la Milano-Sanremo, io penso che più che Van Aert sarà proprio la Lotto Jumbo a contrastarlo, perché vabbè, avranno anche Roglic, se non sbaglio, al via. E quindi potrebbe essere quella pedina in più che si mette fisso a ruota di Pogacar e magari non collabora perché dietro ha un Van Aert che, come hai detto, è il corridore che sulla carta dietro a Pogacar ha più possibilità per vincerla, anche dato il fatto che va forte in salita ed è molto molto veloce. Quindi io mi aspetto proprio un gioco di squadra da parte della Lotto Jumbo per contrastare il campioncino della UAE. Eh sì, del resto la Parigi-Nizza è stata comunque vinta come squadra, no? Mi verrebbe da dire, per le grandi prestazioni che veramente abbiamo visto la Tirreno Adriatico un po' Pogačar sopra gli altri, mentre alla Parigi-Nizza una Jumbo-Visma sopra gli altri, addirittura ci sono state due triplette, di cui una nella cronometro, quindi una prova davvero impressionante da parte di questa formazione che a questo punto potrebbe magari provare a mettere in scacco Pogacar, anche se comunque Alessandro, correggimi se sbaglio, forse ecco, magari la Jumbo-Visma, a parte Wout van Aert, comunque ecco, magari è un pochino meno attrezzata forse sulle corse di un giorno. Ma sì, tra virgolette, perché alla fine Virgolette. hanno questi corridori come Van Aert, come Roglic, che è un corridore da gare a tappe, che però vince anche le gare di un giorno, e se non vince è protagonista sulle gare di un giorno. Quindi diciamo che una squadra, quando parte così, quando cominci a fare primo, secondo e terzo in ordine d'arrivo, quando hai Van Aert in squadra o Roglic, che sono sempre protagonisti, è logico che il morale anche degli altri compagni di squadra è molto più alto e quindi riescono tutti quanti a dare di più. Facendo riferimento alla Porte che ha vinto la prima tappa, ha indossato anche la maglia alla Parigi-Nizza, cioè, lui è rimasto con i primi due d'orgoglio perché ha fatto l'azione che veramente ha spaccato il gruppo e poi, nonostante questo, è riuscito a saltare un corridore e a tornare sulla ruota di Van Aert e Roglic. Un corridore che sì, sulla carta era un buon corridore fino all'anno scorso, che però adesso si è letteralmente trasformato. Questo bisogna rendere atto alla preparazione di questa squadra che ha portato tutti quanti inizio stagione in cima al Teide a fare un lungo ritiro per preparare l'inizio di stagione, ma anche alla motivazione che puoi avere all'interno di un team del genere. È arrivata la domanda difficile per te, Alessandro, ce la pone sempre Mirko. Io a questo punto la mando anche in sovrimpressione. Mirko chiede: se fossi in gara sabato, useresti freni tradizionali o a disco? Io non riesco ancora a spostarmi sul freno a disco per il peso. Lo so, Alessandro, prima o poi la domanda difficile doveva arrivare. Ma guarda, la sbroglio subito, nel senso che anch'io per molti motivi ero contro il disco, però dopo averlo provato e soprattutto dopo averlo utilizzato per circa 6 mesi e sono ritornato dopo 6 mesi di disco a una bici tradizionale, mi sono reso conto effettivamente della differenza tra una frenata con una bici col disco e senza. Quindi ti dico, magari se non l'hai mai provato, è logico che col freno tradizionale freni, hai una bicicletta leggera e sei altrettanto sicuro. Però ti posso garantire che al momento in cui utilizzi per un periodo la bici col disco, poi ritorni sul tradizionale e te ne accorgi veramente della differenza della frenata. È vero, il peso c'è ancora, leggermente
c'è ancora un po' di differenza, però mi viene da dire che si stanno facendo passi da gigante anche sul fatto del peso. Ad esempio adesso, non avendo più la pista frenante sulle ruote, abbiamo delle ruote che sono ancora più performanti, ancora più leggere, quindi diciamo che il peso, veramente stiamo parlando di poche decine di grammi. Alessandro Malagesi, ecco, in apertura parlavamo un po' di argomenti di discussione, no? All'interno del mondo del ciclismo amatoriale, questo forse direi che è l'argomento principe, no? Beh sì, Carlo, dopo poi le prestazioni di Pogačar, che tutti, ah sì, usa la bicicletta con i rim, i famosi freni tradizionali, poi vai a vedere, ma usa anche quella a disco. Lì la differenza sono quei 400 grammi, 300 grammi che servono su una salita lunga. Per gli amatori penso che la frenata, e penso che Alessandro mi può dare ragione, la frenata del freno a disco è sicuramente migliore rispetto a quella della, è più sicura soprattutto rispetto a quella dei rim. Quindi i 400 grammi lasciamoli a Pogačar e ai professionisti, pensiamo un po' di più alla sicurezza, che molte volte vediamo questi amatori che vanno sempre verso l'eccesso. Quindi io opterei, anch'io uso i freni a disco e la differenza si nota decisamente. Sei d'accordo, Alessandro? Ah, sì, sì, sono d'accordo. Senza ombra di dubbio non sono i 400 grammi che fanno la differenza, ovvero lo possono fare su un arrivo di 10 km di salita, però adesso pensando alle gare amatoriali... Sul Carpigna! Sì. Pensando alle gare amatoriali, se pensiamo alle gare in circuito, salite ne fanno poche. Se andiamo a pensare alle Gran Fondo, è vero, magari su una Gran Fondo che può essere Dolomiti, è logico che magari qualche secondo lo riesci a limare, però con la bici col disco qualche secondo lo limi anche in discesa. Torniamo per un attimo alla Milano-Sanremo, Alessandro, cerchiamo anche un po' di tirare le fila di questo discorso. Abbiamo parlato dei due corridori principali, mi sembra di vedere un'Italia che arriva un po' a fari spenti, no? Per sabato alla Milano-Sanremo, diversi malanni, diversi malesseri da parte di alcuni corridori, in primis Colbrelli, Nibali e poi ecco anche tanti altri, purtroppo, che insomma alcuni dei quali poi, tra cui lo stesso Colbrelli, non saranno della partita. E secondo te quali possono essere le nostre speranze? Ma io riporrei le nostre speranze su qualche giovane. È logico che non hanno ancora quell'esperienza, però abbiamo dei giovani interessanti che stanno crescendo su dei ottimi team anche. Sto pensando a Battistella, Baggioli, Sobrero, insomma abbiamo ottimi corridori che possono, non dico già questo sabato perché logicamente Sanremo è una gara che necessita anche di molta esperienza, però in futuro potrebbero veramente far bene. L'altro nome di cui si parlava è Filippo Ganna, vedremo, nel senso che è una gara non impossibile per lui, bisogna capire come andrà l'andamento della gara, se faranno la cipressa forte, quindi se un Tadej Pogačar attaccherà già la cipressa, è logico che per un corridore della sua massa, del suo peso, sarà più difficile. Eh sì, c'è da dire comunque che quest'anno, almeno secondo quanto ha dichiarato, Filippo Ganna ha proprio corso la Tirreno Adriatico pensando anche alla Milano-Sanremo. Quindi vuol dire che probabilmente c'è proprio c'è stato anche un occhio di riguardo, no? Nel modo in cui magari si è gestito alla Tirreno. Alessandro Malagesi, insomma, dobbiamo riporre le speranze anche secondo te su Filippo Ganna? Beh, una vittoria alla Cancellara, possiamo dire, sperare per Filippo Ganna. Finita la discesa del Poggio, un bel contropiede. Ha detto bene però Alessandro, bisogna vedere come fanno la cipressa e come fanno il Poggio. Cioè, se la fanno forte sin dall'inizio, pagherebbe molto. Lo scorso anno l'abbiamo visto al servizio della squadra, forse troppo generoso anche. Poteva giocarsi meglio la sua corsa. Speriamo che quest'anno ci riesca. Io per sabato faccio un nome un po' a sorpresa, Asgreen. È andato forte a Strade Bianche, già ha una classica alle spalle, ho visto che insomma la Tirreno Adriatico era lì, pedalava, potrebbe essere la sorpresa in un eventuale arrivo in volata o a ranghi di stretti, insomma.
Io personalmente concordo, poi a me personalmente piace molto Asgreen come corridore. Alessandro, tu come vedi Asgreen, Alessandro Ballani? No, ha detto bene Alessandro, è un corridore che sta crescendo, è sempre più protagonista. Adesso, dopo quello che ha fatto, dimostrato l'anno scorso, e soprattutto dopo la vittoria del Fiandre, io penso abbia anche più consapevolezza delle proprie possibilità. Ha un po' perso i tempi a Strade Bianche, dove ha provato ad inseguire Pogačar e poi è stato raggiunto da Valverde e si è dovuto accontentare del terzo posto. Però siamo di fronte a un grande corridore che corre su un grande team nato per le gare di un giorno. E quindi attenzione perché non ci sarà Julian Alaphilippe, però secondo me la Quick Step avrà queste pedine, non solamente Asgreen, anche altre che cercheranno di rovinare i piani degli altri. Allora, ci è arrivata una domanda a proposito. Io vi invito a iscrivervi al canale YouTube in modo tale che così ogni volta che ci sarà un nuovo video oppure una nuova diretta riceverete una notifica. Ecco qua, gli amici di Ciclismo de Panza che scrivono: Ballan, magari è già stato detto, e invece vi dico io, amici, no, ancora non è stato detto questa cosa, e vi ringrazio per la domanda. Come mai tanti ciclisti malati, effettivamente diciamo tanti hanno preso l'influenza in questi giorni? Forse sono già troppo tirati, magari è meglio avere qualche grammo in più di grasso in inverno. Diciamo che ha fatto particolarmente freddo in questi giorni, no? Ma sì, anche perché avevamo avuto un periodo di tregua dal freddo, si pensava, si supponeva che la stagione stesse già aprendo, invece gli ultimi 15-20 giorni ha fatto veramente freddo. Però in parte concordo anche con quello che è stato detto in questo messaggio, nel senso che oramai il ciclismo è così tanto ad alti livelli che non puoi permetterti di arrivare a una gara in sovrappeso. È logico che stiamo parlando di pochi grammi, però rischi di trovarti in gruppo e fare magari tre quarti di gara, ma anche tutta la gara fuori soglia, e quindi di andare a compromettere quella che è la tua condizione futura. È un po' questo il problema del ciclismo moderno, dove ad ogni gara devi essere a puntino. Invece, mi ricordo ai tempi miei, potevi andare alle gare anche se non eri in condizione, con pochi chilometri, per fare ritmo, per trovare la condizione. Ecco, una cosa che ad oggi non puoi più fare. L'ultima considerazione con te, Alessandro, riguarda in generale un grande assente, no, della prossima Milano-Sanremo che ha vinto quest'oggi, che è Mark Cavendish, no? C'è stata questa scelta molto ragionata da parte della Quick Step Alpha Vinyl sull'idea di portare Fabio Jakobsen come velocista qualora la corsa si dovesse chiudere allo sprint. Sei d'accordo con questa scelta? Ricordiamo poi che ci sarà tra l'altro anche Davide Ballerini all'interno della squadra della Quick Step, che molto probabilmente, insomma, si metterà anche un po' al servizio dei capitani, oppure vedremo se magari la corsa si metterà in un certo modo. Però ecco, tornando a Cavendish, ecco, giusta la scelta di, almeno sulla carta, di portare Fabio Jakobsen. Ma sai, questa è una scelta molto difficile quando in un team hai due persone così veloci, soprattutto uno che la Sanremo l'ha già vinta e l'altro che sta andando forte, perché anche Jakobsen alla Parigi-Nizza ha fatto veramente vedere delle ottime volate. Quindi sicuramente non è stata una scelta facile. Hanno preferito dare spazio al giovane. Molto probabilmente anche dato al fatto che magari un Cavendish che oramai ha 35 anni superati potrebbe un po' pagare questa lunga distanza di 300 km. Nonostante questo, io se fossi stato il selezionatore della Quick Step, dopo aver visto che squadra porterà l'UAE, non so se avrei portato addirittura nemmeno Jakob, se avrei scelto addirittura di non portare velocisti. Comunque, no, scherzi a parte, questo è un pensiero mio, però Non prevedi una logicamente. volata, questo ci stai dicendo. Ma sai, io vedendo una UAE così agguerrita, mi viene da dire che non staranno di certo ad aspettare il poggio. E quindi è logico che se cominciano a muoversi già dalla
dalla Cipressa sarà molto difficile per i velocisti. Ecco, si salveranno quei corridori veloci alla Van Aert, forse Iwan, perché magari in salita ha qualcosa in più, però per gli altri sarà veramente difficile. Però dico, ogni squadra fa la propria scelta, è giusto portare anche un velocista. Magari avranno scelto di portare Jakobsen, che è un corridore che magari rispetto a Cavendish si gestisce più autonomamente in caso di volata, e così hanno più battitori liberi per il finale di corsa. Alessandro Malagesi, non so se hai un'ultima considerazione da far fare Alessandro Ballan prima di salutarci. Beh, concordo con lui con l'ultima analisi, soprattutto su quella di lasciare Fabio a casa, perché sinceramente l'UAE secondo me farà la corsa sin dai capi, ci sarà la fuga fuori come il classico, poi da lì si metteranno in testa e cercheranno appunto di farla forte. Ricordiamo tra l'altro, Alessandro, ecco, ne approfitto, che la Quickstep Alfa Vinyl comunque schiererà tre italiani al via, saranno Andrea Baggioli, certo, Davide Ballerini e Mattia Cattaneo, quindi comunque anche degli ottimi corridori che possono essere delle valide alternative ai capitani. Ecco, prego, scusa se ti ho interrotto. Forse la scelta di portare Jacobs, anche perché logicamente è una corsa imprevedibile, ci ricordiamo quando la vinse De Mar, cioè sembrava una gara che ormai andasse in una direzione, quella della fuga, poi invece alla fine si sono rimescolate le carte e si è arrivati in volata. Quindi sì, è giusto portare un velocista, però secondo me quest'anno il banco lo fanno saltare ben prima, cercheranno di fare la corsa dura, durissima, per arrivare praticamente a Sanremo, o Pogacar da solo o con qualcun altro, però insomma è lui il predestinato, è lui l'uomo da marcare sicuramente. Alessandro Ballan e Alessandro Malagesi, io vi ringrazio per essere stati qui con me questa sera, per aver parlato della Milano-Sanremo. Insomma, ci siamo fatti un'idea un po' della corsa che potremmo vedere sabato, almeno in linea teorica, perché poi la Milano-Sanremo è sempre così imprevedibile che poi va sempre in un altro modo, e forse per questo motivo è anche così, così bella. Alessandro Ballan, grazie davvero, grazie mille per la tua presenza, e grazie anche ad Alessandro Malagesi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube per le prossime dirette e per i prossimi video. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, buona serata.